Circa un mesetto fa ho comprato questa batteria elettronica che è la Lesis Nitro Mesh Kit. Perché ho comprato questa batteria? Beh, innanzitutto, visto che siamo passati di lockdown in lockdown, di restrizione in restrizione, ho detto, e visto che io comunque sia la mia batteria, ce l'ho montata in studio dove tengo le mie lezioni di batteria. Ho detto, vabbè, visto appunto questi periodi di lockdown, periodi di restrizioni dove magari non si può uscire di casa, coprifuoco, e ho anche naturalmente facendo lezioni anche online, magari qualche volta mi è capitato di tenerle in casa le mie lezioni online, ho detto benissimo, mi devo, diciamo, equipaggiare di una batteria elettronica da poter tenere in casa. Perché una batteria elettronica? Naturalmente per motivi di spazio, come vedete, infatti l'ho messa davanti a un mobile, perché chiaramente non ho altro spazio in casa, quindi l'ho accatastata qui davanti al mobile, e naturalmente anche per una questione di volume, quindi per non dar troppo fastidio ai miei vicini, ho optato per una batteria elettronica. E attenzione, non solo non una batteria elettronica qualunque, ma ho scelto una batteria che avesse montato le pelli mesh, perché come ben sapete, o se non lo sapete, le pelli mesh assorbono molto di più il volume rispetto ai tradizionali pad di gomma che troviamo sulle batterie. Vi faccio un esempio, senza chiaramente sentire il suono della batteria, della centralina. Questo è il suono che arriva dal pad di gomma e questo è il suono che arriva dal pad mesh. Quindi, come vedete, è una cosa molto molto easy che non dà troppo rumore, non dà troppo fastidio al vicinato. Quindi questa è stata la mia scelta. Un tempo mi ricordo io avevo una batteria elettronica in casa e ci ho registrato anche il primo album dei Jennifer Scream, mi ricordo. E quindi parliamo del 2007, quindi sono passati un po' di anni. Avevo preso una batteria che di cui non dirò nome, marca, modello per non fare paragoni, anche se non sono endorser di nessun marchio di batterie elettroniche, quindi potrei anche fare nomi, ma lasciamo stare. E giusto per farvi, diciamo, il paragone, io quella batteria all'epoca la pagai circa 700 euro ed era una batteria che aveva tutti i pad in gomma, non aveva nessun tamburo mesh, nemmeno rullante. Mi ricordo che all'epoca le batterie che c'erano in circolazione con tutti i tamburi mesh avevano dei prezzi allucinanti, superavano i 1000 euro. E se proprio eri fortunato trovavi le batterie con i pad di gomma che avevano solamente un tamburo con il pad mesh, che era quello del rullante, che magari si abbassava un po' di prezzo, ma era pur sempre alto rispetto a quelli che sono i prezzi di adesso. Quindi io, è facile trovare delle batterie elettroniche con i pad mesh a un prezzo molto molto alla mano, e quindi ho appunto optato per questa scelta. La mia scelta è stata la batteria Alesis. Per quale motivo? E perché ho scelto la Alesis Nitro Mesh Kit? Allora, innanzitutto volevo una buona batteria che avesse un buon rapporto qualità-prezzo. Non volevo una batteria professionale, perché la batteria elettronica professionale, per il mio punto di vista, è una batteria che ha un senso se tu poi la vai a usare live. Allora, lì ha un buon senso perché devi avere una buona batteria con una buona meccanica, una resistente che possa, diciamo, resistere ai vari montaggi e smontaggi, e una batteria quindi con delle forti meccaniche e soprattutto una centralina molto buona che abbia dei buoni suoni già in partenza. Ma a me questo non serviva, perché a me mi serviva una batteria da tenere fissa in casa per poter suonare, per poter studiare nei momenti di tempo libero, per poter ripassare appunto i miei repertori e per poter magari registrare qualche provino da mandare ai miei colleghi. Quindi questa era la batteria che faceva il caso mio. È una batteria che costa relativamente poco, perché adesso il prezzo esatto non me lo ricordo, comunque vi linkerò
il link di Amazon, me l'ho pagata sui 300 euro se non sbaglio. È una batteria che se l'utilizzo che dovete fare è prettamente un utilizzo domestico, questa è la batteria che vi consiglio, è la batteria veramente ideale. Pregi e difetti della Lasis Nitro Mesh Kit. Allora, come pregi direi senza dubbio, per prima cosa, il rapporto qualità-prezzo. Con questo prezzo in commercio non si trova tanta roba che può essere comparata a questo prodotto, quindi sono soldi spesi davvero bene. Poi, secondo pregio, che abbiamo tutte le pelli dei tamburi, quindi rullante, tom, tom, timpano, tutti con le pelli mesh, pelli che naturalmente si possono regolare di tensione con una normale chiavetta per batteria, che tra l'altro ti forniscono insieme alla batteria, oltre all'alimentatore e anche un paio di bacchette. Poi, altro pregio, che la batteria è dotata anche di un'uscita USB, in modo che tu ti puoi interfacciare con il tuo PC, che sia Apple o che sia PC appunto, e quindi integrare i suoni magari dei tuoi plugin, quindi puoi registrare la batteria trasmettendo i dati MIDI e quindi avere dei suoni anche molto più interessanti rispetto ai suoni che ti dà la centralina. Altro pregio, una libreria di brani che tu puoi suonare attivando o disattivando la batteria in sottofondo, e i brani spaziano in vari generi, dallo swing al funky, al blues, al rock, al pop. Quindi è un buon modo questo per esercitarti e studiare. Naturalmente un altro pregio è la possibilità di attaccare un cavo mini jack alla UX in per collegare il tuo tablet o il tuo telefono o il tuo PC, in modo da inserire dentro l'audio che ti serve per magari esercitarti, no? Io stesso mi sono fatto delle varie playlist su Spotify con tutti i vari repertori delle mie band con cui suono, e collego il telefono alla UX in, metto le cuffie e poi suono e ripasso i miei brani. Questa è una roba assolutamente molto valida, che comunque anche le altre batterie hanno, però questo è sicuramente un pregio di questa batteria. Un pregio naturalmente è anche il fattore che questa batteria, rispetto alla versione Turbo Mesh, ha anche il pad per la cassa, che è una cosa molto importante, che io consiglio. C'è poca differenza di prezzo tra la Turbo Mesh e la Nitro Mesh Kit, ed è sostanzialmente, la differenza sta proprio in questa cosa qua, e io vi consiglio di spendere questi soldi in più per avere il pad per la cassa, perché a livello didattico imparare con un pedale per cassa simile a questo non è proprio il massimo, ma può dare dei problemi di risposta, di sensibilità, eccetera. Naturalmente un altro pregio rispetto ad altri modelli della batteria è che tu puoi regolare ogni singolo suono di ogni singolo elemento, quindi puoi regolare la sensibilità del trigger, il volume, l'effetto e quant'altro. Quindi questa è una cosa assolutamente figa, perché infatti io mi ricordo che all'inizio, su un certo kit che usavo, non avevo molta risposta dalla cassa, e poi mi è bastato solamente alzare un pochettino la sensibilità, e quindi ho ovviato il problema. Quindi assolutamente fantastico. Vediamo i difetti. Ma i difetti, ragazzi, non sono poi così tanti. Allora, il difetto io direi
La meccanica non è una meccanica proprio stabilissima, nel senso, se voi dovete tenere ferma in casa va benissimo, io ce l'ho montata da un mese ed è ancora bella su, dritta, e sicuramente rimarrà su anche per 20 anni. Però chiaramente se dovessi iniziare a montare, smontarla, montare, smontarla, montare, smontarla per andare a suonare dal vivo, magari non è proprio la cosa più stabile che ci sia in circolazione, quindi a quel punto magari se dovessi portarmela in giro penserei a prendermi un rack separato e poi montarmi i pad sopra. Quindi la meccanica è un pochettino da riguardare. Il pedale della cassa non è che sia il massimo, ma volendo si può sostituire tranquillamente con un qualcosa che avete già in casa, oppure andate nel vostro negozio di fiducia, su Amazon, su Thomas, dove volete voi, e comprate un pedale di vostro gradimento che sia migliore di questo che vi danno in dotazione. Poi altro difetto, che però anche lì dipende dalle esigenze, per la mia esigenza va benissimo così, che i suoni di batteria, ecco, se devo rapportarli alla batteria vecchia che avevo, elettronica dell'altro marchio, non sono proprio eccellenti. Però ripeto, per quello che è la mia esigenza va benissimo, perché io devo fare appunto delle lezioni di batteria, quindi l'importante è che l'allievo senta il suono e devo studiare, quindi fondamentalmente a me mi serve avere un qualcosa che mi permetta di fare i movimenti come vanno fatti, quindi potrei anche paradossalmente suonarla senza le cuffie con la centralina spenta, che a me andrebbe bene comunque, quindi a me il suono non mi interessa se non magari quando appunto la collego alla scheda audio del mio PC per fare registrare dei provini. I kit in totale sono 24, quindi avete 24 kit a disposizione già pronti, e poi potete naturalmente anche creare, avete spazio, non so quanti di preciso, ma 16 kit che potete personalizzare voi, quindi mescolando i vari suoni, dando gli effetti, eccetera. Quindi, ve la consiglio o non ve la consiglio? Sì, ve la consiglio questa batteria. Se dovete semplicemente studiare a casa, fare le vostre cose, questa è la batteria ideale, che ha sicuramente un buon rapporto qualità-prezzo. Alesis Nitro Mesh Kit.